Da questa parte il castello e di qua ci sono quello che rimane delle officine, c'è ancora scritto sopra officina, fabbri, maniscalchi. Praticamente, come si vede, qua c'è la parte elegante del castello e qua la parte di lavoro, diciamo. Qui ormai la scritta è sbiadita, sembrerebbe officina. Falegnami, verniciatori. Praticamente la tenuta della mandria era. Poteva vivere tranquillamente chiusa, perché produceva tutto, era indipendente dall'esterno, anzi, portava fuori latte, fieno. Qui erano gli alloggi dei lavoratori del Marchese, ormai tutto pericolante, il tetto ormai per metà è andato giù. Fino agli anni 70 qua hanno abitato, poi il parco è diventato pubblico, il marchese è morto e da lì è cominciato il declino. Ma mi ricordo qua che c'erano tutte le famiglie con bambini che abitavano con i panni stesi sul balcone, era proprio tantissime persone abitavano qua, adesso è completamente abbandonato. Ogni stanza ha il suo caminetto dentro. Qui vediamo sempre il castello. Qui ci sono ancora due silos dove mettevano il grano. Ormai la vegetazione ha preso il sopravvento. Qua di nuovo un'altra palazzina pericolante. Ormai gli alberi crescono dentro gli appartamenti, incredibile. Tra poco crollerà giù. Qui è quanto.